interviste nel territorio di Costermano sul Garda finiscono qui, più precisamente in questa bellissima location che vedete alle mie spalle, che è il Parco dell'Amicizia dei Popoli. A tal proposito io sono qui in compagnia del primo cittadino Stefano Passarini, che ringrazio tantissimo per il tempo e la disponibilità che ci ha concesso. Ringrazio naturalmente voi, il Nuovo Veronese, e la disponibilità naturalmente a passare anche da Costermano per fare tappa e quindi per fare il punto della situazione su tante belle cose. È un piacere, sono contenta proprio di affrontare, insomma siamo in zona gialla, c'è un po' di ritorno alla normalità dopo tutto quello che abbiamo passato. Volevo chiederle come lei, insomma, visto i suoi colleghi che avete fatto un po' qualche ora di straordinario in più, avete affrontato il periodo e com'è adesso la situazione nel territorio di Costermano anche a livello di vaccinazioni? Allora, partiamo da come siamo messi oggi. Siamo messi bene rispetto a gennaio, quando ad esempio i numeri davano 55 cittadini di Costermano positivi al Covid e 3 cittadini ricoverati. Quindi oggi la situazione è nettamente migliorata, abbiamo solo per fortuna 5 cittadini di Costermano positivi al Covid e nessun ricoverato, quindi la situazione è molto migliorata. Per quanto riguarda i vaccini, diciamo che tutte le persone fragili, chiamiamoli così, i nostri nonni, sono la totalità quasi tutta vaccinata, adesso stiamo andando verso i sessantenni, i cinquantenni, con i medici di base che operano su Costermano e con altri comuni si è individuato un punto vaccinale non a Costermano ma in un comune a noi vicino e quindi tra un po' partirà anche questo centro vaccinale che agevolerà ancora di più i cittadini di Costermano e dei comuni nostri vicini. Una bella iniziativa perché penso che ci sia un po' di ottimismo vedendo i risultati che hanno avuto queste vaccinazioni, i risultati si sono visti, è diciamo la strada da seguire secondo lei per tornare alla normalità? È l'unica? Io immagino che in un territorio vasto come il vostro ci sia stata anche un'arte riscoperta, quella della solidarietà, un'arte che non va mai fuori moda. A tal proposito volevo chiederle come i cittadini si sono sostenuti l'uno con l'altro e anche come il comune di Costermano sul Garda ha aiutato i cittadini. Beh, innanzitutto ho messo in piedi personalmente un'iniziativa verso i cittadini e quindi quasi quotidianamente inviavo loro dei messaggi su WhatsApp, perché diciamo che il sindaco ha i numeri cellulari di quasi tutti i cittadini e quindi con WhatsApp io informavo giornalmente i cittadini, voi della statistica, voi delle iniziative legislative, voi delle normative che uscivano o anche delle iniziative che il comune metteva in piedi per aiutare i cittadini o chi era colpito poi magari dal Covid. Certo. E come hanno risposto i cittadini? Bene, perché comunque tutti hanno apprezzato la vicinanza del sindaco, seppur in questo modo. E poi abbiamo lanciato due iniziative come amministrazione comunale, ossia quella di creare un fondo di solidarietà appunto tra i cittadini, creato per due iniziative. La prima per assumere delle persone in modo straordinario per fare dei lavori, diciamo, di pulizia, di giardinaggio, di piccola muratura, o di guardianeria, e il secondo invece per aiutarli in altre iniziative sociali, sempre rivolto a queste persone. Vi dico che in quest'anno abbiamo raccolto quasi 20.000 euro di solidarietà dai cittadini, che hanno visto quasi 300 persone, cioè 300 cittadini, quindi io immagino 300 nuclei familiari su 1.500 che hanno donato chi 50, chi 100, chi 150 euro a testa per questo fondo. E l'anno scorso il comune di Costermano ha speso 50.000 euro per assumere poi durante l'estate 22 cittadini in particolare difficoltà e quindi in questi mesi hanno fatto piccoli lavoretti, ma per dar loro un sostegno particolare, quindi per farli uscire da quella bolla che di magari di stress o di rinchiusi in casa e sentirsi magari, non dico inutili, però sentirsi poco utili alla società. E quest'anno ripetiamo l'iniziativa, adesso stiamo in fase di ultimazione delle delibere e poi nelle prossime settimane andremo a stilare tramite il servizio sociale dell'ASL una graduatoria tra le persone più fragili e poi andremo anche quest'anno ad aiutarli in questo modo. Perché? Perché purtroppo ci sono diventate alcune famiglie o alcuni cittadini da una situazione di, diciamo, una zona di comfort normale, diciamo, con questa pandemia sono entrati in una zona di fragilità. Questi possono essere ad esempio quelle persone che lavorano nel mondo del turismo, perché il mondo del turismo
è stato il più colpito, si è fermato completamente, quindi tutta quella categoria di lavoratori, vuoi cuochi, camerieri o altre figure, si sono trovate che da un momento all'altro sono state catapultate da una zona, come ho detto prima, di normalità ad una zona di, diciamo, di non dignitosa, capito? E quindi sono quelle che poi sono venute tramite assistente sociale dell'ASL a chiedere un sostegno e dai quali c'è nata l'idea appunto di creare questo fondo economico, di cui una parte l'hanno messo direttamente i cittadini e anche la banca Valpolicella Benaco Banca, che è un'agenzia nostra, oppure altre iniziative, anche i comitati di frazione, voi gli anziani eccetera eccetera hanno contribuito. E con quei soldi abbiamo creato questa filiera di lavoro nuova. Beh, una bellissima iniziativa, dunque tanto di cappello e complimenti, certo. Anche perché io penso che se i cittadini abbiano risposto presente anche per la vicinanza che avete mostrato, perché certo. In un periodo così sapere che voi in prima, prima di tutti c'eravate fa la differenza. Ha citato il turismo, a tal proposito le volevo chiedere, è un settore fortemente in crisi, ormai lo sappiamo, si spera di intravedere una ripresa magari con le prenotazioni. Volevo chiederle intanto quanto è costata questa pandemia in termini economici, occupazionali e anche turistici, e se per quanto riguarda le prenotazioni sulla zona del Lago di Garda, si diceva che all'inizio c'era un attimino di decrescita, adesso magari con queste vaccinazioni c'è un po' più di ripresa. Allora, dividiamo un po' la domanda, perché la domanda è lunghissima, quindi presuppone degli step per essere chiari con i cittadini. Allora, innanzitutto sono felice che il Comune di Costermano dal 2015 abbia intrapreso un percorso per portare il proprio modello economico e cambiarlo e diversificarlo, perché fino al 2015 l'economia di Costermano era prevalentemente artigianale e industriale. Poi piano piano, voi con la spinta dell'amministrazione, il cambio di assetto diciamo della strategia dell'amministrazione, si sta rivolgendo sempre di più verso un turismo responsabile, sostenibile, di nicchia, non un turismo di massa come c'è sul lago, però verso il turismo. E prima cosa, sono felice che l'orientamento adesso dei cittadini sia verso questo settore, perché di fatto è vero che da un lato che è il settore più colpito, ma dall'altro nella ripresa economica è il settore che è immediatamente più riattivabile, perché mentre un'industria di qualsiasi tipo di categoria si occupi, deve produrre tubi, deve recuperare la materia prima, produrle e sperare di venderli, il turismo apre la porta, apre il ristorante, boom, arrivano i turisti e riparte l'economia. Quindi di fatto il turismo è il settore economico sulla quale punta, non a caso, punta il governo, punta Draghi e punta la comunità europea, è il settore immediatamente, via, accendo la spina, parte l'economia. Quindi bene che il settore dell'economia di Costermano si sia rivolta verso questo settore, bene che i cittadini ci credano e bene che tanti imprenditori si rivolgono verso questo settore. Prima cosa. Quanto è costato? Tanto, tanto, tantissimo, perché faccio un esempio sciocco, perché conosco il bilancio del comune, anche se non sono un ragioniere, a mena dito, le dico che il comune ha incassato nel 2020 da tassazioni derivanti dal turismo, vuoi tasse di soggiorno, eccetera, eccetera, quasi 500.000 euro in meno nel 2020, e quindi 2021 potrebbe essere la stessa cosa. Devo dire la verità che però queste somme sono state quasi interamente girate o diciamo compensate da aiuti dei governi, e questo, diciamo che non parlo per Costermano ma parlo per tutti i comuni, è stato un grande aiuto, perché altrimenti a mio parere molti comuni non avrebbero chiuso i bilanci o poi non sarebbero stati in grado di aiutare i cittadini. Come vedo le cose? Ma io sono una persona proattiva e positiva sempre. E quindi io la vedo bene, me la vedo bene, ma soprattutto per un motivo, perché le dico che in questo anno e mezzo di pandemia il sottoscritto e tutta l'amministrazione ha ragionato in termini veramente proattivi, cioè abbiamo messo in piedi delle opere e che andranno ad essere attivate immediatamente adesso. E per me un imprenditore deve, proprio nei momenti di difficoltà, deve avere il coraggio di investire ancora di più per avere maggiore competitività quando parte l'economia. Cosa voglio dire con questo? Cioè, voglio dire che territorio come Costermano, ma sicuramente aveva un gap negativo rispetto a tutti gli altri comuni della prima linea del Lago di Garda o anche di altri comuni,
Se in questo momento qua lavorava, come abbiamo fatto in maniera incessante, verso progetti che riguardavano le piste ciclabili, i parchi, eccetera, eccetera, probabilmente recuperava punti di competitività rispetto a quei comuni che magari invece si sono bloccati anche dal punto di vista delle opere pubbliche. Come se lei è venuta a Costermano in macchina, visto che ci sono tanti cantieri pubblici che contiamo di terminare, come via delle pubbliche, e tra un mese parte anche la grande pista ciclabile che da Costermano posta a Castione, non ci siamo fermati, appunto perché crediamo nella competitività di Costermano, che diventi un paese, un comune, una comunità attrattiva, bella, ordinata, pulita e sicura. Queste sono le nostre tre parole d'ordine, perché io amo la pulizia, la sicurezza e l'ordine, perché se lo amo io, probabilmente le cose belle le amiamo tutti. Quindi scommetto su Costermano sul Garda, scommetto sul turismo a Costermano sul Garda, ma un turismo consapevole, responsabile e che rispetti la pulizia, l'ordine e la sicurezza. Questi sono i tre imperativi da rispettare, che mi sembra minimo, anche perché se c'è questa ripartenza bisogna ripartire e non fermarsi più adesso. Io volevo concentrarmi, fare un'ultima parentesi anche sui ragazzi, che purtroppo sono stati anche loro fortemente influenzati, prima per la didattica a distanza che ha creato non pochissime polemiche, prima appunto con la didattica a distanza, poi con gli sport. Io volevo chiedere se, dato che ci stiamo avvicinando alla bella stagione, se c'è la possibilità anche per i ragazzi di avere delle attività dedicate a loro e poi recuperare il tempo perduto in compagnia degli amici. Sì, anche qui non ci siamo fermati. Attivi su tutti i fronti, incredibile, davvero. Non ci siamo fermati, le dico che mentre stavo arrivando qua, dalla macchina a qui, ho ricevuto una telefonata di un gruppo di ragazzi che stasera hanno yoga in un parco a Marciaga, devo tagliare l'erba, perché, cioè, per fare l'esempio concreto di cosa sta succedendo. Quindi ovvio che stiamo riaprendo, abbiamo tutti tanta voglia di normalità, chiamiamola così, abbiamo tutti tanta voglia di vivere gli spazi aperti, quindi dobbiamo farci essere pronti anche in questo campo. La polisportiva, che sicuramente voi avete già sentito, è stata anche quella penalizzata da queste chiusure, come tutti, e adesso stiamo ripartendo, nei prossimi giorni abbiamo un incontro col direttivo per ripartire anche lì con tutte le attività. E quindi sì, la normalità spero che, anzi già sta arrivando anche per i ragazzi, per le scuole, io ho tre figli, tutti in età scolare, e quindi capisco questa situazione per chi l'ho vissuto in casa. Certo. Io non nascondo che io sono sempre, il papà è sempre più penalizzato, anche se il sindaco non gliene frega niente a nessuno a casa mia, e io molte interviste, molte cose le facevo, non lo nascondo, in garage, perché naturalmente uno aveva l'andato certo. In camera, l'altro in camera, mia moglie lavora in sala, e quindi io nascondevo a volte dov'ero, ma perché dovevo andare da un'altra parte. Quindi per dire le difficoltà che possono esserci oggi in una famiglia con tre figli come la mia, che devono gestire la quotidianità. Ma certo. Quindi il fatto che si torni alla normalità, siamo tutti felici, perché comunque il DAD è stata una necessità che ha funzionato per quello che poteva funzionare, però tutti abbiamo voglia, anche i ragazzi, di stare con i loro amici, di misurarsi con i loro amici, di avere una socialità normale, e quindi insomma, questo è l'augurio anche per loro, che escano, che tornino alla normalità, tornano a frequentare i loro amici, si sfogano con loro e crescano come siamo cresciuti noi in un ambiente normale. Una bellissima panoramica, quello del primo cittadino di Costermano sul Garda, Stefano Passarini, che è stato in nostra compagnia. Io la ringrazio tantissimo per la disponibilità, per il lavoro che ha fatto a nome di tutti, perché non vi siete mai fermati e soprattutto vi siete dimostrati vicini ai cittadini in un momento dove di certezze non ne avevano. Dunque grazie, e le auguro anche un in bocca al lupo per il futuro, sperando di ripartire e non fermarci più. Grazie davvero. Bene, arrivederci.